Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio laboratorio barra fortezza della solitudine. Oggi mi sono deciso di sistemare la mia Browning 1919. Purtroppo la sua canna non la posso utilizzare per il progetto che voglio fare, visto che voglio passare a soft tire, perché era tutta arrugginita, compreso l'interno, e non ho potuto riutilizzarla. Ho optato per prendere un tubo della stessa dimensione, dello stesso diametro, stessa lunghezza, che andrà alloggiato qui, più o meno così. Sopra ci metterò il suo copricanna forato, che ricaverò da questo tubo qui. Farò uno per uno i fori in misura come nell'originale. Mentre lo spegnifiamma lo progetteremo insieme con il disegno 3D per poi andarlo a stampare con la stampante. Io ora inizierei a levare il grosso della ruggine da questo qui tramite l'elettrolisi. Non vorrei passarlo con il disco lamellare perché mi piace com'è così, mi faccio vedere meglio. Così rovinato. Vedete? Incominciamo con l'elettrolisi. L'elettrolisi è una reazione chimica. Ci servirà dell'acqua, del bicarbonato di sodio e un caricabatterie. Allora andiamo a sciogliere in acqua il bicarbonato. Più o meno sono 2 cucchiai abbondanti per litro. Qui ci sono più o meno 7 litri, quindi ne mettiamo un po'. Ok, e mescoliamo. Una volta mescolato bene, immergiamo il nostro pezzo dentro l'acqua. Dentro l'acqua gli va messo un elettrodo, questo, collegato al positivo di un caricabatterie, mentre il negativo, il polo negativo, lo attaccheremo direttamente sopra al pezzo che andremo a immergere. Allora, immergiamo. Il pezzo deve essere completamente ricoperto e adesso andremo a collegare il negativo al pezzo. Mi raccomando, non fate assolutamente toccare i due morsetti, perché sennò farebbe cortocircuito e non funzionerebbe. È da tenere a mollo, come ho detto, per almeno 4-5 ore, perché il pezzo è veramente grande. Nel mentre noi andiamo a progettare lo spegnifiamma della Browning. Io utilizzo 123 Design, che è un programma gratuito molto molto semplice, e adesso andiamo a vedere come disegnare veramente in 6 minuti questo pezzo.
Questo è il pezzo che abbiamo progettato e stampato insieme, ci sono volute 4 ore e mezza per stamparlo. Mentre questa qui è la Browning dopo l'elettrolisi. Gli ho già dato una mano di vernice perché ho visto che la ruggine tendeva a venire fuori subito e gli ho stampato questa boccola in modo da avere un foro centrato per saldare la sua canna. E basta, io vi invito a mettermi piace sempre solo se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, seguitemi sul canale e se avete qualunque domanda, scrivete nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre con la Browning, per finire la parte estetica. E basta. Ciao a tutti!